soddisfatta della presenza dei militari a Milano? Sì, l'apprezzamento della città rispetto ai militari è stato grandissimo fin dal primo momento. Abbiamo iniziato l'anno scorso in agosto con 436 militari che hanno iniziato a pattugliare 12 zone, che poi sono arrivate a 21 per le modalità con le quali insieme alla prefettura è stato disposto il pattugliamento. L'importante è che sono zone che vengono decise man mano a seconda delle criticità, moltissime naturalmente sono zone non centrali, quindi da Quarto Giaro a Grattosoglio, a Ponte Lambro, a Corvetto, Stadera, quindi tanti quartieri che hanno bisogno di vedere soprattutto una presenza a piedi per le strade. Intanto oggi il ministro La Russa ha confermato il governo riconfermerà la presenza dei militari, lei per Milano cosa si aspetta? Io ringrazio il governo perché l'attenzione che ha dato a Milano sul tema sicurezza con i militari è stata importantissima per la nostra città. So che verrà prorogato questo decreto per pattugliamento e quindi questo per noi è molto importante. Naturalmente ho anche chiesto un rinforzo e sono certa che il governo lo concederà. In che termini l'ha chiesto? Con forza.